Momenti di strazio e di dolore quello che si stanno vivendo a Marcianise. Mariopio Zarrillo, scomparso 2 giorni fa, è stato trovato senza vita in una villa abbandonata in via San Francesco, dove ha lasciato la sua auto poco prima di scomparire. A darne il triste annuncio è stato il sindaco di Marcianise Antonello Velardi. Momenti di strazio e di dolore, i carabinieri sono sul luogo del dramma per effettuare i rilievi. Purtroppo sono scene strazianti quelle che si stanno vivendo nei pressi della villa abbandonata, dove Mariopio è stato trovato privo di vita. La madre del giovane si è sentita male dopo l'arrivo dei militari dell'arma che hanno rinvenuto il cadavere del 23enne. Anche amici e parenti hanno raggiunto la zona.